Buongiorno amici, ritorna orgogliosamente Bianconero con voi dopo 3 mesi di silenzio totale, perché sinceramente non sono molto attratto dalle vicende di mercato. Nomi, sono stati fatti decine e decine di nomi e vedevo gente commentare questi nomi: Madonna, arriva Milinkovic, arriva quello, arriva quello. Sinceramente non mi attrae l'argomento, per cui ho preferito restare in silenzio. È finita la prima giornata di campionato, 10 vittorie, neanche un pareggio, classifica ovviamente scolastica. La nostra Juve ha vinto convincendo ma sinceramente, così come non si potevano trarre indicazioni dalle amichevoli, anche lì vedevo gente commentare disperata che forse arrivavamo settimi quest'anno, e anche ieri non è che possiamo trarre chissà quale indicazione. Di certo è stato un inizio buono, poi abbiamo sofferto un po', un paio di palle buttate via in uscita, bravo Perin, poi dopo il cooling break, quasi come un time out di basket, la squadra si è riassestata. Abbiamo trovato anche in maniera fortunosa il gol di Di Maria, giocatore superiore, ma ovviamente non ce n'era bisogno di vederlo all'opera, perché si sapeva già. E dopodiché abbiamo gestito abbastanza facilmente tutta la partita, abbiamo fatto giocare un po' di giovani, abbiamo finito la partita con un'età media di 22 anni, il che non guasta. Io avrei inserito anche Gatti e risparmiato un quarto d'ora a Bonucci, visto che poi ovviamente non poteva andare tutto liscio, l'adduttore di Di Maria, i problemi muscolari di Zaccaria e quant'altro. Adesso speriamo bene per lunedì prossimo con la Sampdoria di recuperare tutti e magari di vedere arrivare ancora qualche altro tassello per completare la rosa. Detto questo, quest'anno vi prometto che di arbitri parlerò poco e nulla, altrimenti dovevamo iniziare già dalla prima partita di campionato e proseguire anche con la nostra, ma non diciamo niente, lasciamo perdere. Dobbiamo essere superiori quest'anno, sia nel non parlare di arbitri e sia nel cercare di essere uniti e di non gettare fango alla prima difficoltà sulla Juve e sul solito colpevole di tutto, che neanche nomino. Per cui avanti così, calma, non è successo niente, non dobbiamo esaltarci e né deprimerci quando arriveranno, perché arriveranno le difficoltà. Facciamo il nostro campionato, cerchiamo di fare meglio e di restare in lotta fino alla fine. Sarà comunque dura, perché oggettivamente ci sono le milanesi che ci sono avanti, non fosse altro perché non hanno cambiato granché rispetto a noi, però si può fare, crediamoci. Buon campionato a tutti, seguitemi sul mio canale Orgogliosamente Bianconero, ci vediamo presto, fino alla fine, forza Juventus!